Buongiorno a tutti e bentornati a Leoni Files, il podcast settimanale dell'Istituto Bruno Leoni, che come ogni settimana conduciamo con Carlo Amenta. Buongiorno. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di un tema di estrema attualità, prendendo spunto da una notizia di pochi giorni fa, ma che rimanda a una questione assai più ampia. Il tema, caro Carlo, è il nostro rapporto con l'Ungheria. Ecco. Non il nostro rapporto, senso... Mio e di Carlo Stagnaro, esatto. Non abbiamo rapporti. Ci piacerebbe anche avere rapporti con l'Ungheria, che non abbiamo problemi, non ci defiliamo. Ecco, il nostro rapporto è inteso nostro come Italia o come Europa. Come sapete, pochi giorni fa, i governi di 13 stati membri dell'Unione Europea hanno firmato congiuntamente una lettera indirizzata al presidente ungherese Orban, a proposito, chiedendo chiarimenti e deprecando la recente normativa anti-LGBT, eccetera, che è stata approvata in Ungheria. E di questi temi, ed è soltanto l'ultimo in realtà oggetto di scontro tra le scelte estremamente reazionarie e al limite, in alcuni casi addirittura oltre il limite dello Stato di diritto fatte da Budapest e il resto dell'Europa. E abbiamo deciso di rivolgerci a uno studioso che queste cose le conosce bene, Simone Gianello, ricercatore presso l'Università di Milano Bicocca. Benvenuto anzitutto, e partirei con la domanda più ovvia: ci spieghi da cosa nasce questa lettera e cosa c'è davvero in ballo dal tuo punto di vista? Bella domanda, nel senso, soprattutto su cosa c'è in ballo, perché in fin dei conti, come dicevi te giustamente, il tema è quello dei diritti LGBT, però arriviamo dopo una lunga coda di elementi che sono andati nel tempo a sommarsi, quindi da questo punto di vista possiamo dire che questo è l'ultimo di tanti contrasti tra l'Unione Europea e l'Ungheria. Cosa questa lettera porterà? Bella domanda, probabilmente nell'immediato non porterà niente, anche perché le risposte che abbiamo avuto sul lato ungherese sembrano tutt'altro che propense da questo punto di vista a fare un passo indietro. Anche perché poi, come dire, e questo dimostra il funzionamento dell'Ungheria, che, come dire, non è poi così, per quanto preoccupante, poi non è così complicato da intendere. Quindi, come dire, anche di fronte a un provvedimento del genere è difficile poter dire, al di là di quello che è il contenuto, stupirsi del fatto che sia un fulmine a ciel sereno. Anche proprio sulla tematica, perché in fin dei conti adesso qui abbiamo una legge che va a limitare fortemente quelli che sono i diritti delle persone LGBT, ma pochi mesi fa, alla fine tra lo scorso anno e l'inizio di questo, è intervenuta una riforma costituzionale in cui si gettavano le basi per tutto ciò che è prevenuto, in cui si andava a indicare sostanzialmente tutta una serie di provvedimenti relativi, ad esempio, all'educazione dei figli, all'educazione, come dire, dei bambini, in linea con quella che è la morale cristiana, in linea con quella che è l'identità ungherese, in linea poi con un'idea di famiglia che è quella classica tra uomo e donna, funzionale alla sopravvivenza dello Stato ungherese. Quindi, insomma, visioni molto chiare da quel punto di vista e poco, forse nulla, in linea con quella dell'Unione Europea. Ecco, Simone, per quello che io ho potuto leggere, vale appunto per l'Ungheria, vale un po' per la Polonia, no? Questi stati che in qualche modo riescono a tenere testa all'Unione Europea, sono dentro una cornice, quella che Carlo Stagnaro l'altro giorno, quando discutavamo, parlava, in fondo hanno accettato, no, le regole di un club, pur poi non rispettandole, ecco, rispetto a questi ragionamenti. Ecco, in entrambi i casi però mi sembra di capire che ci sia stata, soprattutto da parte dell'Ungheria, per quello che ho capito e che ho letto, una capacità di costruire
un sistema che in qualche modo rispetta formalmente i principi sia della democrazia sia di liberalismo, nel senso che Orbán non è un dittatore in senso proprio, ecco, non è Putin perché non ha, però ha preso la maggioranza del paese e grazie a questa maggioranza è riuscito piano piano a minare in qualche modo le istituzioni, quei check and balances che conosciamo. Ecco, e tu che sei uno studioso di diritto pubblico comparato, vedi nell'Ungheria, ripeto, forse la Polonia ha degli elementi diversi, restiamo sull'Ungheria, vedi nell'Ungheria qualche modo un'eccezione rispetto al panorama di quelli che consideriamo paesi meno liberali in qualche modo, oppure è in fondo soltanto una manifestazione diversa di un pensiero che non è il pensiero, diciamo, strettamente occidentale rispetto a quel progresso nei diritti che noi sperimentiamo e abbiamo sperimentato in questi ultimi anni? No, allora, secondo me è una considerazione, nel senso che tu chiaramente facevi riferimento alla democrazia. Sì, però anche da questo punto di vista la democrazia può essere intesa come aspetto formale, cioè come elezioni, chi vince principio di maggioranza, chi vince governa, c'è un'opposizione, eccetera. E questo, da questo punto di vista, è difficile dire, con tutta poi una serie di singoli aspetti, che l'Ungheria fuoriesca da questo aspetto. Però, come appunto facevi riferimento alle regole del club europeo, cioè l'idea di democrazia in Europa è una democrazia sostanziale, cioè la democrazia liberale, è la democrazia che si lega al concetto di costituzionalismo. Principi come Stato di diritto, libertà, separazione di poteri, tutti questi aspetti sono elementi imprescindibili. Cioè da questo punto di vista poi molto spesso si guarda quello che è il problema a monte, o meglio a valle, non si va a vedere quella che è la causa a monte. Anche qui, l'Ungheria, concedimi questa battuta, non è liberale perché ha questa legge sull'LGBT. L'Ungheria è illiberale perché ha un sistema che le consente di fare una legge di questa natura. Quindi prima che intervenire su quelli che sono i diritti, sono i poteri, è la separazione dei poteri, è il sistema dei controlli rispetto all'autorità governativa, ma non solo. Lì è saltato. E giustamente tu dicevi, c'è una differenza con la Polonia, ma la differenza fondamentale tra i due ordinamenti è che l'Ungheria, dal 2011 in poi, può permettersi tutta una serie di libertà più ampie anche della Polonia, forse non meno preoccupanti, ma più ampie, perché ha modificato la Costituzione. Ha una legge fondamentale che tutti questi principi preoccupanti dal punto di vista europeo li consolida perfettamente. Ecco Simone, alcune settimane o pochi mesi fa un altro scontro tra l'Ungheria e tutti gli altri, che ruota sempre attorno ovviamente a questi temi, si è consumato attorno alla genesi, alle regole del programma Next Generation EU, dove c'erano alcuni stati membri che intendevano, che hanno tentato di subordinare l'erogazione dei fondi o comunque agganciare l'erogazione dei fondi al rispetto delle regole dello Stato di diritto a fronte dell'opposizione feroce da parte dell'Ungheria, che poi si è risolto in un compromesso che insomma da come lo guardi, tale per cui ognuno è potuto tornare a casa rivendicando una vittoria, il che lascia intendere che fondamentalmente si è trattata di un intervento, di un compromesso cosmetico ma non sostanziale, perché sennò almeno una delle due parti avrebbe avuto da ridire. A tuo avviso, se pensi che questa rappresentazione del compromesso sia effettivamente fedele, ma secondariamente si poteva, era ragionevole e si potrà in futuro ottenere di più, secondo te, utilizzando la leva il bastone o la carota economica per spingere l'Ungheria e altri paesi come la Polonia, eccetera, a non scartellare dal resto dell'Unione per quanto riguarda i diritti civili? Ma allora, è un tema davvero complesso questo, anche perché innanzitutto di condizionalità economica se ne parla da anni. Da anni, e si è aggiunto appunto a quel compromesso. Poi, non so dirti chi è effettivamente uscito vincitore, ma posso sicuramente dirti chi è uscito come perdente. E da questo punto di vista sicuramente l'Europa, per quello che l'Unione Europea, che lo vediamo adesso, non è uscita vincitrice. Ma è notizia di pochi giorni fa che
il Parlamento europeo con una risoluzione profondamente critica nei confronti della Commissione europea, insomma, ha invitato la Commissione europea a iniziare a dare effettivamente seguito a quello che è il regolamento sulla condizionalità, che tecnicamente, anzi formalmente, è in vigore dal 1 gennaio. Però, proprio in luce di quel compromesso trovato per evitare il veto di Polonia e Ungheria, stiamo attendendo che sia la Corte di Giustizia a pronunciarsi sul ricorso di Polonia e Ungheria. Guarda, lì fa parte, sicuramente quando vai a toccare i fondi e quando vai a toccare gli aspetti economici, sicuramente vai a colpire un punto per quei paesi profondamente importante, perché comunque sono paesi che ricevono parecchi fondi da quel lato. Il problema è sempre quello relativo al funzionamento, cioè è l'ennesimo strumento, e se uno va a vedere effettivamente quello che è contenuto, è uno strumento che insomma capisci già che avrà comunque delle difficoltà di natura applicativa. Perché? Innanzitutto perché, come dire, al di là di quelle che sono le procedure, il dialogo, la commissione che informa, lo Stato che fa le sue osservazioni, e quindi già questo porta via mesi. Ma il lato interessante è che, uno, l'intervento europeo deve essere, proprio in virtù di quello che è l'accordo del Consiglio europeo, deve essere un intervento proporzionale che non incida su quelli che sono i diritti. Già nel momento in cui si tagliano i fondi è evidente che si andrà a incidere su quelle che sono delle politiche attive. Quindi già questo è complicato. Dall'altro lato occorre che la Commissione e poi il Consiglio dimostrino un nesso di causalità preciso, chiaro, tra quello che è il comportamento degli Stati membri e un malfunzionamento delle regole di bilancio. Banalmente, una legge come quella sull'LGBT difficilmente credo che possa essere dimostrato incida su quello che è il bilancio dell'Unione. Quindi va per dimostrare come, in fin dei conti, è uno strumento che opera più quasi come minaccia, ma ormai le minacce nei confronti di Ungheria e Polonia ormai sono anni che vediamo che non funzionano, anzi. Ecco Simone, forse questo è frutto proprio di quella costruzione europea che alla fine ha messo avanti nella costruzione di una infrastruttura comune, in qualche modo ha messo avanti appunto l'aspetto economico, quindi tu sottolineavi che in fondo di incentivi o di sanzioni eventuali si può trattare, a partire però da questioni che riguardano il bilancio, cioè c'è una sovranità degli stati che restano all'interno dell'Unione Europea che potrebbero e possono, come accade, non condividere dei valori comuni. Ecco, come studioso di diritto, dal tuo punto di vista privilegiato rispetto al nostro, che di queste cose ci occupiamo sempre piuttosto male, perché guardiamo con il diritto, diciamo, un intralcio al progresso economico nella maggior parte dei casi. Ovviamente scherzo. In generale, come intralcio. No, lo dico chiaramente perché spero che ci ascolti Serena e la voglio far arrabbiare come mi riusciva di fare prima, ma a parte gli scherzi, ecco, la costruzione europea, in qualche modo c'è sempre il tema se le norme devono venire dal basso, quindi in qualche modo cristallizzare quelli che sono dei valori condivisi, o se invece le norme possano essere esse stesse uno strumento di cambiamento della società. Lo vediamo chiaramente con la vicenda e il dibattito sul DDL Zan, no? Se effettivamente possa essere considerato uno strumento che mira a cambiare, dare una spinta alla cultura del paese, con tutti i limiti delle sanzioni che sono connesse a comportamenti personali discutibili e chiaramente non, e quindi esecrabili, oppure se invece fino a che un paese non raggiunge autonomamente quel grado e quel livello culturale non è possibile spingerlo. Ecco, a questo punto di vista il fatto che questi paesi abbiano chiaramente dei valori diversi da molti degli altri paesi, ritieni che sia una debolezza insita nella struttura come è nata, diciamo, l'Unione Europea, o un errore dell'allargamento? Ne abbiamo discusso tante volte, cioè come si fa ad avere a che fare con questi paesi? Vale lo stesso per la Cina, che è fuori, no, dal contesto, però è chiaro che, diciamo, chi ti parla alla fine è convinto sempre che il dialogo, il parlare e il commerciale soprattutto sia sempre il modo migliore per provare a cambiare e ad avere maggiore osmosi. Ecco, ma tu come vedi questa costruzione europea, ripeto, da studioso di queste cose, come un progetto a metà perché ha guardato solo al lato economico, oppure davvero con tutti questi spostamenti, parti, difficoltà, forse riusciremo a creare qualcosa di comune? Ma allora, dal punto di vista dello studioso del diritto, sicuramente il problema, più che sulla costruzione, se vogliamo, iniziale, è l'allargamento.
ma soprattutto le modalità con le quali si è andati a i famosi criteri di Copenaghen, cioè i criteri in funzione dei quali si è andati a misurare, mettiamola così, la capacità o comunque l'identità di questi paesi rispetto a quelli che erano i valori europei. Il problema è, e se vogliamo è stato il problema anche nella risposta nei confronti di Polonia e Ungheria negli ultimi anni, e cioè quella tendenza, non so neanche dirti se poi è una questione, come dire, superabile o in fin dei conti quando ci si approccia proprio all'elemento giuridico, come dire, forma e sostanza non sempre purtroppo vanno di pari passo. L'elemento dietro il concentrarsi estremamente su quella che è la forma. Cioè veramente il tentativo era quasi quello di misurare determinati aspetti in funzione a una somiglianza tra istituti. Ma come dire, se guardiamo l'Ungheria banalmente, dal 2011 in poi non ha cambiato forma di governo. Istituzionalmente l'Ungheria non ha avuto cambiamenti formali. Sostanzialmente è cambiato il mondo da quel punto di vista. Quindi c'è sempre quel dilemma sul fatto di come il difficile è, come dire, la comprensione che deve andare oltre il diritto. La comprensione ci deve, da quel punto di vista lì, l'elemento storico, l'elemento sociologico, l'elemento politico, elementi che, come vediamo, sono comuni di molti paesi dell'area ex sovietica. Sono cambiati alcuni parametri di riferimento, ma alcuni, come dire, tipologie di intervento, alcuni modus operandi sono rimasti gli stessi. E su un'ultima cosa, su quello che dicevi tu prima, cioè se la sanzione, poi parlare anche con riferimento all'Italia, se la sanzione penale possa essere utilizzata come strumento, come dire, per educare. No, secondo me no, nel senso, prima occorre che ci sia una consapevolezza che si viene a creare, dopodiché giustamente la si regolamenta. Ma questo poteva valere, se la spostiamo sul lato polacco-ungherese, in una prima fase. Una prima fase era pure comprensibile il dialogo. Però ad un certo punto non è rimasto altro che la sanzione. La sanzione può servire per riavvicinare culturalmente questi paesi. Secondo me è difficile, perché molto spesso la sanzione viene utilizzata internamente come strumento per dire una volta in più guardate l'Europa che cosa ci fa nei nostri confronti, e quindi allontanare ancora di più i due poli. Ecco, Simone, un'ultima domanda che ha un po' a che fare con quest'ultima cosa che stavi dicendo, cioè che un conto è l'aspetto strettamente giuridico sulla base del quale poi si possono immaginare interventi, procedure, sanzioni, eccetera. Altro però è il dato politico, che in fondo ha a che fare con la sovranità e l'autonomia degli stati. Da questa situazione una via d'uscita, tra virgolette, semplice sarebbe che Orban perde le elezioni, arriva qualcun altro, di centro, destra, di sinistra, quello che sia, ma diciamo che riallinea l'Ungheria agli standard a cui siamo abituati. E però questa è una via d'uscita, diciamo, abbastanza da wishful thinking, anche perché esattamente come Orban potrebbe perdere in Ungheria, potrebbe spuntare un altro Orban in un altro paese dell'est, dell'ovest, del nord o del sud. Da questo punto di vista, tu ritieni che possa essere immaginabile, visto la situazione di oggi dell'Europa, con 27 stati membri, con le regole che ha, eccetera, trovare una via d'uscita per affrontare questo tipo di problemi in maniera effettivamente, come dire, incisiva? Oppure dobbiamo rassegnarci se e quando queste cose emergeranno o si acuiranno in qualche paese a continuare a osservare questo ping pong che in fondo però produce in sé pochi risultati, per certi versi radicalizza l'elettorato ungherese o ungherese, perché stiamo parlando dell'Ungheria adesso, ma di altri paesi, il quale si sente in qualche modo messo sotto assedio. Allora, secondo me il primo dato è quello che comunque, come dire, l'Europa ha sicuramente un ruolo fondamentale da questo punto di vista, l'Unione Europea ha un ruolo fondamentale, ma per come la vedo io, tanti la pensano diversamente, quindi faccio questa premessa, come dire, l'Europa non è la risposta. L'Europa può dare sicuramente una mano, può come dire, creare quelle condizioni per cui alcune politiche trovino degli ostacoli. Però in fin dei conti il problema e anche la soluzione, secondo me, di natura politica, è comunque un problema, una soluzione che si deve risolvere all'interno di quel contesto ungherese.
Cioè, uno perché in fin dei conti, anche da un punto di vista profondamente identitario, tante volte noi facciamo l'errore di confondere quelli che, non confondere, mettiamola così, di sormontare due piani. E cioè, da un lato l'Unione Europea, per quanto l'architettura complessiva sia comunque un'architettura di una certa sostanza, anche in termini di diritti, eccetera, è pur sempre un accordo di natura internazionale, particolare. Dall'altro lato noi abbiamo comunque le costituzioni dei singoli paesi, quindi già questo provoca internamente a un singolo paese, come dire, un elemento identitario molto forte nel momento in cui certi canoni vengono a essere toccati. Ma dall'altro punto di vista è sicuramente interessante quello che dicevi te sul fatto di dire può cambiare nel breve periodo quella che è l'Ungheria, anche perché comunque molti iniziano a parlarne, l'idea che dopo anni l'opposizione in vista delle elezioni del prossimo anno sembra essersi riunita sotto un'unica coalizione, quindi si comincia a ragionare forse in maniera un po' troppo ottimistica su un cambio di passo di paradigma. Ecco, secondo me però il cambio di passo di paradigma non sarà semplice. Uno, perché 10 anni di, come dire, di urbanismo, di democrazia liberale hanno lasciato dei segni. E soprattutto anche perché, ribadisco, si è intervenuti a modificare, creandola ad immagine e somiglianza di quelli che erano sostanzialmente i portati politici e ideali di Fidesz, la Costituzione. Noi abbiamo tutta una serie di soggetti, Corte Costituzionale, buona parte di quello che è sistema giudiziario, eccetera, che nel corso di questi ultimi anni ha subito delle modifiche anche in termini di componenti. C'è una certa lealtà e una certa approccio, come dire, verso l'ideale di Fidesz, ma da un altro punto di vista, ricollegandomi, come dire, a quello che è il tema con cui abbiamo aperto questo incontro, e cioè, come dire, il tema LGBT. Ecco, supponiamo ad esempio che la prima riforma che dopo una tempesta perfetta l'opposizione diventata maggioranza fa è modificare quella che è in paese sul matrimonio, introducendo una legge che consente matrimonio tra omosessuali. Al di là di quello che è il contenuto della legge, ci troviamo di fronte ad una Corte Costituzionale che avrà come parametro una Costituzione modificata. La Costituzione in quella fase impedirebbe di modificare in questo senso la legge, a meno che non si modifica la Costituzione. Ma capite che, insomma, 11 anni di periodo, come dire, illiberale hanno creato profonde condizioni difficilmente superabili, a meno di non avere maggioranze costituenti, ma vorrebbe dire avere 2/3 della maggioranza, e non è molto semplice date le condizioni politiche attuali. E allora grazie ancora una volta, diciamo, Simone Gianello, che è appunto ricercatore in diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca, ci ha ricordato che, insomma, la relazione fra le norme e i comportamenti non sempre è lineare come ci piacerebbe pensare, non sempre è facile capire e fare funzionare le istituzioni, anche quelle che sono disegnate in maniera formalmente ineccepibile, diciamo. Quindi lo ringraziamo moltissimo per essere stato con noi a chiacchierare di una questione che non ci deve sembrare lontana, perché appunto se l'Unione Europea è certamente il protagonista del nostro futuro politico, quello che succede agli altri paesi europei diventa fondamentale anche per noi qui nella nostra Italia. Allora grazie ancora Simone per essere stato con noi. Grazie Simone. Grazie mille.